Buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nuova edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. Apriamo questa sera parlando dell'occupazione fatta dagli studenti dell'Università di Siena, del Comitato Palestinese di Siena, che hanno occupato questa mattina con 10 tende il presidio Mattioli. Il messaggio è chiaro: il nostro Ateneo deve porre fine ai rapporti con le istituzioni israeliane. È questo il messaggio che hanno voluto lanciare gli oltre 50 studenti, e la richiesta è stata anche quella di un confronto al più presto con i rettori degli Atenei senesi, ovvero Roberto Di Pietra dell'Università di Siena e Tommaso Montanari dell'Università per Stranieri di Siena. Pronta la risposta proprio di quest'ultimo, che si è detto aperto al dialogo al più presto. Andiamo a vedere di che si tratta. Ci sarà un confronto quando potremo, non si viene convocati, diciamo, ma troveremo insieme una data presto per vederci. Siamo sempre disponibili, bisognerebbe farlo con rispetto, perché diciamo non si può contemporaneamente accusare l'interlocutore di ipocrisia e poi volerci parlare, cioè bisogna scegliere. È il commento del rettore dell'Università per Stranieri in merito alla manifestazione degli oltre 50 studenti dell'Università di Siena che in mattinata hanno occupato in modo pacifico l'ingresso del Polo Mattioli, dove hanno sede alcune facoltà dell'Ateneo. 10 le tende montate all'esterno della struttura, dove è stato anche posizionato uno striscione con scritto «Stop genocidio» ed alcuni cartelloni che recitano «Intifada». La campada, che è stata fatta anche in altre università italiane e straniere, serve a chiedere la fine della collaborazione con le istituzioni israeliane. Noi pretendiamo che la nostra università rescinda gli accordi con le istituzioni israeliane, rescinda gli accordi con le aziende delle armi. Chiediamo alla nostra università di condannare fermamente l'aggressione israeliana nella striscia di Gaza. Queste sono richieste trasversali che vengono da tutti gli Atenei in Italia. Dormirete qui stanotte? Molto probabilmente sì. Il messaggio degli studenti è chiaro: non ce ne andremo fino a che non avremo ottenuto risposte. Concetto ribadito più volte dai ragazzi, che avrebbero anche proposto una data per incontrarsi con il rettore Unisì Roberto Di Pietra e con il rettore Unistrasi Tommaso Montanari. Abbiamo anche organizzato dei banchetti informativi con del materiale sia riguardo gli accordi che l'Università di Siena ha con le università israeliane, sia riguardo la situazione in Palestina in generale. Stanotte rimarremo qui anche perché stiamo inviando proprio adesso una lettera sia al rettore Montanari sia al rettore Di Pietra per richiedere un incontro pubblico mercoledì 15 alle 18:30 qua al Polo Mattioli, quindi durante la nostra tendata. Pronta la risposta del rettore Montanari, che ha accolto l'invito degli studenti ma ha escluso la data di mercoledì per il confronto. Quel giorno, nell'orario che ci hanno proposto, abbiamo la prima nazionale di un recital su Gaza scritto da un artista palestinese con un impegno addirittura internazionale, fatto proprio perché è quella giornata, quindi è questa la ragione per cui dobbiamo, come dire, quando ci si incontra lo si decide in due, ma non sarà quel giorno perché non è possibile, ma sarà presto. Pace, giustizia sociale e dignità sono queste le linee direttrici su cui si è mossa l'iniziativa Siena verso l'incontro dei movimenti popolari con Papa Francesco, che è stata ospitata proprio oggi pomeriggio nella sede dell'Università per Stranieri di Siena in via dei Pispini. Presenti numerose realtà associative del territorio che condividono l'obiettivo di creare un'umanità più giusta. Il culmine del tavolo pomeridiano, una delle 15 assemblee italiane della rete Numeri Pari, si toccherà a Verona nel weekend con una serie di tavoli a cui parteciperà anche proprio Papa Francesco, il servizio curato da Marco Crini. Lo zenith dell'iniziativa si toccherà a Verona nei prossimi venerdì 17 e sabato 18 maggio con una serie di tavoli a cui parteciperà anche Papa Francesco. L'obiettivo? Quello di raggiungere in futuro una società più equa attraverso alcune linee direttrici come la costruzione della pace, la dignità sociale e quella ambientale. Siena verso l'incontro dei movimenti popolari con Papa Francesco è il nome del meeting che si è tenuto questo pomeriggio nella sede dell'Università per Stranieri di Siena in via dei Pispini. Presenti numerose realtà associative del territorio che condividono il fine di contribuire a creare un'umanità più giusta. Regista dell'evento e rettore dell'Ateneo Tommaso Montanari, tra i partecipanti anche l'arcivescovo di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice. Giustizia e verità si baceranno, è una citazione del Salmo 85, quella che a Verona è stata presa come un po' come punto di riferimento, come slogan e come indirizzo di una riflessione che il Papa in qualche modo ha raccolto, che gli era stata proposta, dove appunto sono coinvolti tutti i movimenti popolari, quelli semplici, quelli di base. L'assemblea, una delle 15 che si sono svolte in Italia, rientra nell'ambito del programma della rete dei Numeri Pari.
Ad ispirare l'agire delle associazioni è il messaggio di cui si è fatto portatore il pontefice, che da tempo parla di una terza guerra mondiale a pezzi, i cui drammatici costi si fanno sentire pure qui. Poi c'è la volontà di riformare un modello, quello italiano, vittima di numerose contraddizioni. I movimenti popolari italiani hanno delle caratteristiche comuni che descrivono parte della crisi del nostro paese. Un modello di sviluppo non funziona più. 5 temi affrontati: pace e disarmo, ambiente, migrazione, lavoro, economia e finanza, democrazia e diritti. Alcuni problemi diventano estremamente urgenti, estremamente impellenti da tanti punti di vista. Sto pensando alla grande guerra del genere umano contro l'ecosistema, del genere umano al proprio interno, del genere umano inteso come maschile e femminile. Bene, sono tutte realtà che hanno bisogno di risposte forti e significative. Dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia sono problematiche serie che creano difficoltà a leggere, a scrivere, a comprendere e ovviamente anche a fare calcoli. Oggi al Santa Chiara Lab è stata affrontata la questione, dove ragazzi e ragazze hanno raccontato le loro esperienze personali nell'iniziativa My Story. L'Università degli Studi di Siena è attenta a queste tematiche, infatti sono circa 300 gli studenti dell'Ateneo senese che soffrono di tali problematiche. L'Università mette a loro disposizione dei tutor e un ufficio specifico, il servizio di Gennaro Europa. Dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia sono problematiche serie che creano grandi difficoltà a leggere, a scrivere, a comprendere, a fare di calcolo. Oggi al Santa Chiara Lab è stata affrontata la questione. A parlare sono state ragazze e ragazzi che soffrono di queste problematiche e che hanno raccontato quelle che sono e che sono state le loro esperienze personali. L'iniziativa infatti aveva per titolo My Story, un progetto ideato dall'AID, che è l'Associazione Italiana Dislessia, e realizzato con la collaborazione della Commissione Inclusione dell'Università degli Studi di Siena, con l'obiettivo di diffondere consapevolezza e di sensibilizzare studenti, docenti e genitori sulle tematiche della dislessia e dei disturbi dell'apprendimento. E questo hanno fatto nel corso della mattinata. Hanno diffuso consapevolezza e hanno sensibilizzato raccontando le difficoltà incontrate e vissute dal momento delle scuole elementari in poi per apprendere concetti e per poter imparare come tutti gli altri ragazzi. Le difficoltà di apprendimento si manifestano in tenerissima età, quando un bambino che intraprende il suo percorso scolastico comincia a fare più fatica rispetto ai compagni ad imparare a leggere, a scrivere e a fare di calcolo. Un po' di numeri: secondo le stime dell'AID in Italia sono circa 3 milioni di persone affette da queste problematiche. All'Università degli Studi di Siena circa 300 studenti iscritti soffrono di dislessia e di disturbi dell'apprendimento. Non sono pochi, il dato è conosciuto perché nell'Ateneo senese esiste un ufficio specifico che si occupa del tema e che si impegna a fornire un supporto, un sostegno agli studenti. L'Università degli Studi di Siena dà vita a delle forme di tutorato che vengono molto apprezzate dagli universitari che soffrono di dislessia, programmi che nel tempo hanno dato buonissimi risultati. Ritengo di poter affermare che l'Università di Siena da questo punto di vista non è seconda ad altri atenei, ci impegniamo molto, abbiamo le professionalità necessarie per fare bene questo lavoro e puntiamo davvero tanto sul tutorato fra pari. Al momento dell'iscrizione è previsto appunto la dichiarazione di essere dislessici e quindi innanzitutto dichiararlo e poi farsi aiutare dall'ufficio DSA, che ha tutti gli strumenti che possono servire a loro. Coldiretti Toscana è soddisfatta per lo stop della Florida al consumo e alla produzione di carne da laboratorio. Per l'associazione significa anche che anche negli Stati Uniti vengono confermate le perplessità sull'alimentazione artificiale. La presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, ha poi assicurato la battaglia contro il cibo sintetico e sarà portata avanti anche nel nuovo Parlamento dell'Unione Europea. Il servizio da Marco Crini. Il no thanks della Florida e di altri 6 stati americani alla carne sintetica è quello che voleva sentire la Coldiretti Toscana. Lo stop firmato dal governatore Ron DeSantis in una normativa è un segnale che può essere colto a livello mondiale. Per l'associazione di categoria, poi, anche oltreoceano, vengano confermate le perplessità sul prodotto artificiale. Il fatto di ricorrere al cibo sintetico significa staccare
il cibo dalla terra, dalla produzione agricola e dalla natura. Questo per noi è inaccettabile sia in termini di sostenibilità sanitari ma anche culturali. Secondo noto sondaggi, 7 italiani su 10 sono contrari al consumo della carne dal laboratorio. E se l'Italia si è già data una normativa, la Coldiretti continuerà a lavorare a livello comunitario per avere delle leggi europee ad hoc. A Bruxelles si andrà avanti anche con il nuovo Parlamento. Indipendentemente da come saranno gli esiti della tornata elettorale, noi ci proporremo per un dialogo. E il nostro è sempre un dialogo costruttivo che cerca sempre di dare, insieme a un segnale di protesta e di disagio, anche delle proposte in questo senso. E per quanto riguarda la carne sintetica, il nostro lavoro sarà in totale continuità con quanto già fatto, e cioè ribadisco, chiedere a livello europeo la totale il recepimento della normativa italiana. Positivo infine il giudizio sul nuovo decreto agricoltura che ferma l'installazione selvaggia del fotovoltaico nei campi. Questo è di nuovo per noi un segnale importante, perché la nostra proposta era appunto quella di fermare la speculazione che portava a utilizzare, a vedere i suoli agricoli come semplici punti d'appoggio per sviluppare delle tecnologie che niente poi hanno di sostenibile, perché alla fine diventano un impatto a livello paesaggistico, ma anche a livello economico drammatico per le zone. E chiudiamo come ogni lunedì il nostro telegiornale con la pagina dedicata allo sport. Protagonista il basket in questo weekend ad aggiudicarsi il primo atto della finalissima dei playoff di Serie C tra Visma ed Ericostone. Notte di Siena Menzana è stata la squadra gialloverde allenata da coach Maurizio Tozzi, che però ovviamente si è detto ancora cauto perché tutto è ancora molto molto lungo. Gara 2 si disputerà mercoledì al Pala Orlandi alle ore 21. Nel frattempo in Serie B, la Virtus Siena ha annunciato il nuovo allenatore della prima squadra, trattasi di Marco Evangelisti. Andiamo a vedere. È la Visma ed Ericostone ad aggiudicarsi il primo atto della finale di playoff di Serie C contro la Notte di Siena Menzana. Una sfida lottata in cui ha regnato sovrano l'equilibrio fino all'ultimo quarto, dove però alla fine ad avere la meglio è stata la squadra di coach Maurizio Tozzi, grazie soprattutto alla qualità ed all'esperienza dei propri uomini. Una bella giornata di sport sentita in tutta la città, tanto che gran parte dei tifosi biancoverdi ha visto il match al Palaestra, dove era stato allestito un maxischermo. Il costone era delle due compagini quella più fresca, poiché la Menzana era arrivata fino a gara 5 in semifinale contro San Vincenzo, ma in questa prima sfida la differenza non si è evidenziata. Veramente loro hanno speso più di noi per chiudere la serie San Vincenzo, però secondo me mentalmente erano più dentro al playoff. Perché stare fermo 15 giorni tra una serie e l'altra, ha voglia a caricare la stufa, ma chiaramente sei un po' fuori dal campo. Anche loro hanno il loro talento, hanno il loro valore, non è che puoi sempre bloccare tutto e tutto. Però visto che abbiamo fatto 86 di valutazione, che vuol dire che comunque la squadra ha prodotto. Al Pala Orlandi ieri sera i ragazzi di coach Paolo Betti hanno offerto al pubblico una grande prova, riuscendo a stare in vantaggio per un buon pezzo di partita. Come commentato dal coach biancoverde, però, la qualità del costone è venuta fuori nel momento decisivo, ma la strada è ancora molto lunga. Alla fine, quando la partita del Dubai si può decidere su due episodi, sono stati più bravi di noi. Di testa penso che noi dobbiamo uscire da questa partita con convinzione, sapendo che dobbiamo dare mille energia, tantissima energia, perché da un momento all'altro loro possono scavare un break grazie al loro talento e alla loro esperienza, però ci siamo e ce la giochiamo. La prossima sfida è prevista mercoledì alle 21 al Pala Orlandi. In casa Virtus, invece, questa mattina la società rossoblù ha annunciato l'arrivo del nuovo coach per la stagione 2024-2025. Sarà infatti, come si diceva da un po' di giorni, Marco Evangelisti a guidare la prima squadra della Virtus il prossimo anno. E con questa notizia si chiude il nostro appuntamento con il telegiornale di Canale 3 Toscana. Io vi ricordo di rimanere sempre collegati con noi sulla nostra Web TV o sui nostri profili social per gli ulteriori aggiornamenti, mentre il telegiornale tornerà come sempre domani alle ore 19. Io auguro a tutti un buon proseguimento di serata.